Salve gente, benvenuti in questo nuovo episodio della serie di vincitori. Siamo qui ovviamente per proseguire. Ed è meglio se rimaniamo subito concentrati perché quello che è successo nello scorso episodio non ci è piaciuto molto. O meglio, sì, siamo stati salvati da Godlike, ma c'è qualcosa che non va in lui. Infatti, vedendo anche il sondaggio, converrebbe stare molto attenti alle scelte di Godlike, quello che sta per fare, quello che farà. Perché potrebbe essere dubbioso, anche se comunque siamo un po' indecisi, non sappiamo bene cosa fare. Ma una cosa è certa, dovremo stare molto attenti. Se volete supportare questa serie vi ricordo ovviamente il like, di condividere il video, di iscrivervi. E detto questo, forse è meglio se ci mettiamo subito in gioco. Ed eccoci qui esattamente dove siamo lasciati l'ultima volta prima di concludere lo scorso episodio. Che si fa ora è una cosa semplice da fare, no? Anzi, non è semplice, ma dobbiamo fare una cosa che non dovrebbe essere complicatissima. Il nostro obiettivo ora è trovare il modo per entrare, adesso vi faccio vedere esattamente dove, in un varco comunque. E stiamo parlando proprio di quello che si trova in questo tempio, in questa stanza, insomma. Perché dovremo raggiungere quindi il santuario segreto, dove è diretto anche Godlike, che ormai penso che sia già arrivato, perché sta facendo qualcosa di molto strano che è meglio se lo teniamo d'occhio. Dovremo forse anche fermarlo, dipende, perché non sappiamo cosa vuole fare, ma sappiamo che quel luogo è molto importante e pericoloso, quindi meglio tenerlo d'occhio, che non si sa mai. Si stava muovendo un po' in modo sospetto anche a detta vostra. Il problema è il seguente: come cavolo arriviamo al santuario segreto? Perché qui sembra non esserci alcuna leva, alcun tasto, no? Nessuna combinazione da inserire. Dato c'è stato anche un rumore inquietante. Da quella parte. Ah, ecco, è tornato il nostro amico, che era andato a cos'era, fare qualcosa per il villaggio, per la sicurezza di questa città. Forse ora è tornato. Eccolo qua, infatti, ci ha appena trovati. Se ne sono andati? Sembra effettivamente di sì, perché oltre a tutto questo non dimentichiamo che nello scorso episodio, se avete visto, recuperato, cioè playlist ovviamente, c'erano degli strani estri, no? Che sono venuti in questo villaggio inspiegabilmente tramite una nave dei vincitori. Noi siamo stati attenti, non ci siamo fatti vedere, siamo scappati qui e siamo adesso andati via ora. Siamo al sicuro, se non fosse che qualcuno è entrato al santuario segreto. Esatto, è quello che stiamo tentando di capire anche noi, no? Sì, quei strani tre esseri mi sa che stavano proprio controllando la zona, anche se in realtà sappiamo di chi stiamo parlando, eh. Non sono entità mai viste, c'era anche il visore più forte che attualmente è nostro nemico qui. Vuoi fermarlo? Diciamogli di sì, noi non sappiamo. Allora, diciamo che è più probabile che vogliamo fermare Godlike perché è un po' sospetto, non sappiamo cosa vuole fare. Però diciamo a lui di sì, così magari ci aiuterà a raggiungere quel luogo, no? Quel luogo sarebbe proibito, lo so. Io posso aiutarti. Esatto, se te mi aiuti ad andare in quel luogo proibito, vediamo, terrò d'occhio Godlike, no? Se non fa cose strane, ecco, se farà cose strane lo fermeremo. Quindi diciamo che converrebbe anche a te indicarci la direzione, no? Aprire il varco, fare qualcosa. Non so come abbia fatto ad entrare. Qualcuno gli ha dato una chiave. Oppure l'ha presa sconfiggendo uno di noi. Beh, effettivamente, cioè, Godlike come ha fatto ad attivare questo varco in pochi attimi e andare nel tempio proibito? Non vedo varchi, non vedo leve, non vedo nulla. Effettivamente, la risposta potrebbe essere questa. Qualcuno gli ha dato una chiave per aprire questo teletrasporto. Oppure, forse più probabilmente, l'ha presa a uno di loro, un altro abitante del villaggio, no? Non ha fatto una cosa bella. Ti aprirò il varco, aiutaci per favore. Aiutando noi, aiuterai la nostra esistenza. Di tutti noi addirittura, Ok. Mi sa che lo sta aprendo, Sì. Direi che l'ha aperto. Ok, non perdiamo tempo e direi quindi di entrare e di fare molta attenzione. Buona fortuna. Io proverò ad aiutare te aprendo un varco per la realtà. Questo non è affatto male, perché forse se si apriamo un varco per la realtà potremmo appunto tornare nella realtà e, esatto, ritrovare i nostri amici. Dove sono rimasti i tuoi amici? Andiamo, dai, andiamo. E ok, mi sa che da qualche parte siamo arrivati. Sì, assolutamente. Guardate, adesso è un po' diverso, no? Ma credo di sapere dove ci troviamo ora. Sbaglio?
o sembra molto quel tempio proibito dove c'era uno strano essere gigantesco che abbiamo visto comunque qualche scorso episodio, no? Sembrerebbe proprio essere questo il luogo. Facciamo una cosa, andiamo di qua, magari anche sbrigandoci un pochino, e vediamo subito se c'è Godlike intanto e se è successo qualcosa e se dobbiamo fermarlo o, non lo so, aiutarlo. Dipende da cosa deve fare, eh? Adesso vedremo comunque. E infatti guarda qua, eccoci qui, eccoci qui. Però non vedo nessuno qua. Sì, effettivamente non vedo nessuno qua. C'è un po' di oscurità, ma non c'è nessuno. Dovrebbe esserci qualcosa qui, no? Dovrebbe chiaramente esserci qualcosa. Ma non c'è. Ok. Questo è abbastanza strano, eh? Non capisco che sta accadendo qui. Dovrebbe esserci qualcuno, ma non c'è nessuno. Nemmeno Godlike. Nemmeno Godlike. Questo è molto strano perché dovrebbe esserci qualcuno, o Godlike o quell'altro essere, no? Uno dei due o tutti e due. Ma nessuno dei due è un pochino più strano, eh? Direi. Attenzione. Oh, Godlike? Strano, dovrebbe essere arrivato chiaramente prima di noi. O che ha già fatto qualcosa ed era nell'altro corridoio. Magari da c'è qualche altro passaggio. Eccoci qua comunque. Tutto bene? Sei qui per aiutarmi? Direi che dipende, dipende da cosa vuoi fare. Perché se vuoi fare qualcosa di positivo per tutti quanti noi, potrebbe anche andare bene aiutarti, no? Se sei qui invece per fare qualcosa di brutto, col cavolo che ti aiutiamo. Sei un po' sospetto in questo momento, eh? Non sappiamo che ti succede, sappiamo che sei buono, ma siamo sicuri? Ho un compito molto importante. Ok, eh? Anche noi, effettivamente. Dato che chiunque ci sia in questa stanza, avete presente quell'essere là, chiunque egli sia, è molto importante per la sopravvivenza di tutti noi. L'ha detto quell'abitante del villaggio e non sembrava, ecco, dire cose a caso, ma mi sa che sa di che cosa sta parlando. Il problema è diverso. Qui non c'è nessuno. Quindi, non è che siamo noi a non vedere nessuno, è che qui non c'è nessuno e dovrebbe esserci qualcuno. Quindi il problema non si pone nemmeno, perché anche se Godlike volesse fare qualcosa di brutto, non lo può nemmeno fare. Rumore inquietante. Che succede, però? Che sta succedendo? Rumore inquietante, eh? Non è che mi piaccia molto. Tutto bene? Non sto capendo. Non provare a impedirmi di farlo. Questo lo vedremo, perché non ho ancora ben capito cosa vuoi fare. Questo essere mi sa che è importante. Oh mio Dio, che sta succedendo? Che Oh mio Dio, non vedo bene, ma c'è qualcosa di molto pericoloso qui. Attenzione, sì, attenzione sul serio. Perché l'ha attaccato? Dove è andato? Non lo so dove sia andato, ma intanto penso sia vivo e non sembrava nemmeno aver subito alcun danno.
da parte tua, però lo vuole far fuori. Cavolo, forse dobbiamo intervenire, non lo so, perché... Cioè, se guardai che sta facendo qualcosa, penso che sia importante. Ma è strano. Voglia fare proprio questo, perché... E dove è andato adesso? C'è il nostro amico. Sì, c'è il nostro amico là. Hai appena condannato tutti noi. Oh cavolo. Hai sentito? Dovevamo impedirlo, mi sa. Dovevamo impedirlo sul serio, ma cavolo. Perché sta facendo questo? Ci deve essere un motivo. Non ci salveremo. Lui ci eliminerà. L'abbiamo fatto arrabbiare, in poche parole. Ma... dobbiamo ancora capire il perché di tutto questo. Un motivo... deve essere, no? Tanto sta guardando noi, Non abbiamo fatto molto. Vieni. Ok, vuole che andiamo da lui. Dove è andato? Vuole che andiamo da lui, mi sa, Beh, ci aveva detto che avrebbe forse aperto un varco per la realtà, per riportarci indietro da questo luogo, no? Non sa di cosa parla. Forse non è stata una buona idea. Devi dare spiegazioni. Però noi dobbiamo andare là adesso, La sua armatura è troppo forte, non capisco. Eh beh, quell'essere gigante, cioè... è in questa stanza. Cioè, è così importante, sei così... potente anche. Pensavi di sconfiggerlo con qualche colpo? Comunque noi ce ne andiamo, Giusto per sfizio passiamo da questo lato stavolta, così vediamo se c'è qualche altro passaggio. Godlike era semplicemente... in quest'altro corridoio. Ad occhio sembrerebbe essere specchiato praticamente, quindi... mi sa che... non c'è proprio un bel niente qua. No, ci stava solamente attendendo di nascosto, mi sa. O dai che era nascosto anche forse per vedere quell'essere dov'era, perché quell'essere è diventato invisibile. Potrebbe, dai. Mi sa che dobbiamo andare qua, mi sa di sì. Ok, mettiamoci qua. Vediamo, perché mi sa che si sta attivando, Ok. Ah, ci ha portati fuori da qui. Perfetto. Beh, dove volevamo andare, Ah, eccolo qua, anche il nostro amico. Grazie per averci riportati qui. Raggiungi la parte reale, sai dov'è? Ah, sì. Ci sono dei blocchi reali là in fondo, no? Forse quello è un passaggio che può essere aperto? Interessante. Buona fortuna. Io resto qui. Come mai resti qui? Non lo so, però... ok. Ringraziamo, ma... non capisco perché lui voglia rimanere qua, Non che lo sia molto saggio, però... l'importante è che ha aperto il varco a noi, no? Almeno possiamo tornare dai nostri amici vincitori, no? Finalmente! E sono là, ovviamente, se loro sono rimasti nella realtà, perché... non è nemmeno detto che loro siano rimasti là, Non è nemmeno detto questo. Qua non si va. Dov'è che si scende? Mi ricordo più, forse di qua? Vabbè, facciamo così. Scendiamo direttamente di qui, così... ecco, ci mettiamo ancora meno tempo. Anche perché non voglio che si richiuda quel varco. Altro problema è che... cioè, i nostri amici... ci hanno visti chiaramente che... ce ne siamo andati, siamo scomparsi. Saranno rimasti lì ad attendere, avranno fatto qualcosa, Anche questa è una bella domanda. Dobbiamo un attimo capirsi qualcosa, perché... non lo so, non lo so. La parte reale, se non sbaglio, era tipo qui da qualche parte. Di qua, mi sa era. Credo di sì, perché di qua si va... Oh cavolo. Ma sbaglio. È qua la parte reale, è qua. No, non farci del male, non farci del male, cavolo. Questa è la parte reale. Qui dovrebbe aprirsi un varco? Dovrebbe aprirsi un varco qui? Spero che si apra in fretta, perché al momento non vedo varchi e c'è qualcosa di abbastanza bruttino che vorrei veramente evitare di entrare in contatto. Ci siamo? Siamo fuori? Sì? Credo di sì. Siamo tornati nella realtà? Deduco di sì. Sembra di sì. Sì. Siamo fuori, cavolo, siamo fuori. Però gli altri dove sono? Ok, qualche villager c'è. Qui tutto tranquillo sembra, Qualche abitante quindi è sopravvissuto. Ok.
direi molto bene, non possiamo di certo lamentarci. Però non vedo nemmeno i nostri amici qua. Potrebbero essere andati via, chissà dove. A cercare un modo per entrare dove eravamo noi? Non ne ho la minima idea. Sta di fatto che siamo tornati qui, ovviamente. Nel mondo normale, nella realtà. Ed è chiaramente questa una cosa positiva. Ora però, dove cavolo cerchiamo gli altri? Perché qui potrebbero non esserci. Cioè, io non li vedo. Voi li vedete? Saranno rimasti qui ad attendere? Conoscendoli, non credo, eh. Ok, è successo qualcosa. Vabbè, adesso non pensiamo alle cose peggiori, ovviamente. Però, insomma, è lecito pensare ogni possibilità. Vediamo, vediamo. Iniziano quindi le ricerche, sperando che si concludano in modo positivo e magari tra non molto, Magari hanno lasciato qualche messaggio, oddio. Dovremmo guardare qualche area qui vicina, magari hanno lasciato un messaggio per noi nel caso fossimo tornati. Attenzione. Vediamo, dai.